edizione di Riviviamo il Tratturo, quest'anno a ritmo di jazz, ma con uno spaccato rivolto al territorio, al patrimonio artistico locale. Dunque non poteva mancare una tappa a San Giovanni in Galdo, al Tempietto Italico. Cari amici di Viaggi Molise e di Telemolise, rimanete con noi. Valenti, architetto storico dell'arte, la nona edizione di Riviviamo il Tratturo, abbinata alla 15ª edizione di Jazz in Campo e Jazz in Galdo, ha avuto anche uno spaccato dal sapore archeologico, culturale, volto a valorizzare proprio il patrimonio artistico locale. A San Giovanni in Galdo, il Tempietto Italico, un punto di incontro oggi per parlare dell'origine, della storia e della valenza culturale appunto del posto. Ecco, noi abbiamo nel Molise una quantità di segnali che purtroppo non apprezziamo perché siamo oramai contornati da una civiltà che ha distrutto praticamente tutto. Qui a Colle Rimontato, a San Giovanni in Galdo, abbiamo l'opportunità di capire quanto sia stata importante l'architettura soprattutto e la religiosità dei Sanniti nella costituzione di una struttura che poi ancora oggi sopravvive. Il tempietto di San Giovanni nel tempo è stato utilizzato come cava di pietre, quindi molti elementi non li troviamo più qui, ma dobbiamo girare per il paese per poterli ritrovare. Però qui rimane l'anima del Sannio, perché se vogliamo considerare con attenzione la storia del nostro territorio dobbiamo partire proprio da San Giovanni in Galdo e arrivare a Vasto Girardi. Su questa linea tra Vasto Girardi e San Giovanni in Galdo si allinea il senso della storia del Sannio, soprattutto con Pietra Abbondante, che è il luogo dove comincia la fine dei Sanniti, ma comincia anche una storia importante, perché i Romani, nonostante abbiano conquistato il Sannio, daranno l'opportunità ai Sanniti di continuare a mantenere una civiltà che sostanzialmente mantiene i suoi collegamenti con le origini ovviamente greche. Un indice dunque notevole. Ma oggi che valenza ha questo sito? Potremmo dire serve un poco a farci riflettere. Noi qui vediamo un ammasso di pietre, ma le pietre contengono dei significati. E purtroppo noi siamo presi da una civiltà nella quale sempre meno si dà importanza ai significati, sempre più si dà importanza alle cose effimere. La pietra rimane, dura nel tempo e è difficile poterne cancellare le tracce. La speranza è che questo luogo continui a mantenere una propria valenza, a parte la bellezza del paesaggio, il rapporto con la natura, le tracce del passato, il tratturo che passa qui a poche centinaia di metri, ma soprattutto la presenza fisica di un edificio che contiene gli elementi che ricordano tranquillamente tutta la storia del nostro bacino mediterraneo. Gianluca Cefaratti, vicepresidente del Consiglio regionale, 15ª edizione di Jazz in Campo, Jazz in Galdo. La musica, ma in questo caso anche il territorio e il patrimonio locale trionfano. Sì, dopo 15 anni siamo atterrati in questo magnifico posto, sempre in agro di Campo di Pietra. Era un sogno che come organizzatore avevo da tanto tempo. Quest'anno siamo riusciti a coniugare le due manifestazioni, perché l'amministrazione comunale, ma anche l'amministrazione regionale, ha abbracciato questo grande progetto di valorizzazione dei tratturi. Credo che ci siano i tempi maturi affinché ci sia una coscienza in tal senso, tant'è vero che l'amministrazione comunale di Campo di Pietra si è fatta capogruppo di 61 amministrazioni comunali che tentano il rilancio di questi luoghi antichi, chiaramente in una rivisitazione attuale dei tratturi, e spero che questa manifestazione possa contribuire davvero al rilancio non solo del tratturo ma dell'intero Molise. Appunto c'è un rilancio del patrimonio locale, questa è una delle manifestazioni che si vede abbinata con quella che è volta proprio a valorizzare il tratturo stesso, uno dei punti di forza di Campo di Pietra. Ma noi abbiamo cercato sempre di coniugare le essenze musicali alle essenze del territorio, per cui abbiamo fatto anche sempre dell'enogastronomia locale uno dei nostri punti forti. In questo caso da quest'anno abbiamo unito il territorio, la valorizzazione del territorio, abbiamo un patrimonio bellissimo,
Nella serata di ieri abbiamo avuto grandi lodi da parte dei musicisti che si sono esibiti per la prima serata di Jazz in Campo, Jazz in Galdo. Questa sera abbiamo già avuto una percezione bellissima da parte di questi artisti americani che sono stati letteralmente affascinati da questi luoghi. Per cui noi continuiamo in questa opera di sensibilizzazione sperando che davvero quel turismo che sta cambiando nelle modalità, nelle appartenenze e nei modi di essere possa atterrare anche nei nostri territori. Questa kermesse da lei ideata, proposta già 15 anni fa, è davvero ai punti di partenza quest'anno. Siamo nella seconda giornata, per il resto degli appuntamenti cosa ci dobbiamo aspettare? Ma noi, permettimi di fare questa precisazione, ci sentiamo sempre ogni volta al punto di partenza, non siamo mai al punto di arrivo e probabilmente questa è la nostra forza davvero. Abbiamo queste 7 serate, quest'anno questa nuova location, noi speriamo davvero di dare delle risposte ai nostri territori e speriamo davvero che si possano organizzare soprattutto in questo luogo che permetterebbe di, diciamo così, la presenza di un numero considerevolissimo di persone, visto l'ampiezza degli spazi a disposizione, che possa divenire per noi il nuovo punto di partenza. Jazz in Campo, Jazz in Galdo, credo che su questo territorio, su questa area possa avere il prossimo successo futuro. Giordana, per questa 15ª edizione di Jazz in Campo, Jazz in Galdo, appunto musica, jazz, territorio, tratturo, ma anche i sapori locali, quali sono? Sì, per questa seconda serata del Jazz in Campo il tratturo offre cavatelli al sugo di tracchiulelle, spezzatino di vitello, formaggio fritto ed impanato e come contorno i filarelli. Quindi sapori decisi, forti per una serata tutta da vivere al ritmo di jazz. Buona serata. Grazie. Signor Ottavio, cosa bolle in pentola? In pentola sta bollendo pizza in minestra, la minestra è minestra campestra e pizza di mais. Mais, meglio dire grandurco. I sapori autentici del tratturo, ma qual è la ricetta di pizza in minestra fatta a Campo di Pietra? La ricetta è verdure campestri più la pizza di granone fatta e poi si sgretola sulla minestra e viene fuori questo che vedete qua. E allora buon appetito a tutti. Grazie.